Cambio, restiamo nel pacchetto difensivo perché vedevate Lorenzo Amoruso in paziente attesa lì sul nostro Ledwall. Buonasera intanto Lorenzo, grazie per aver accettato il nostro invito. Eccoci, buonasera a tutti. Vi dico, l'ho rincorso Lorenzo Amoruso perché il lunedì, come tutti gli altri giorni, è sempre molto impegnato per lavoro. Siamo riusciti per fortuna a trovare oggi uno slot. Vado da Lorenzo Amoruso perché Lorenzo, questo Bari è alla ricerca di una caratteristica tra le tante che tu in campo mettevi egregiamente, direi la cazzimma, perché a volte sembra proprio mancare in questa squadra. Non so se sei d'accordo con questo tipo di analisi. Ma questa è una squadra costruita male, lo dico da inizio stagione purtroppo, e non è che ora voglio dire visto avevo ragione, no, perché purtroppo sono andati via dei giocatori che avevano dimostrato lo scorso anno una certa solidità, una certa personalità, un certo, come posso dire, modo di saper fare, di interpretare la Serie B come va interpretata, e non sono stati rimpiazzati con giocatori più o meno all'altezza. Questa è la differenza. Poi, per carità, si può incolpare tutti gli allenatori che vogliamo, però l'allenatore, io vi ricordo che l'allenatore il sabato, insomma, il giorno della partita, è soltanto un complementare, nel senso lui la mette bene in campo, la sistema, l'allena bene, poi però sono i giocatori che devono fare la differenza, a prescindere. E questo purtroppo è ciò che non sta arrivando al Bari, come non sta arrivando ad altre società. Quindi le colpe non sono soltanto da ritrovare nei giocatori che non hanno quella caratteristica, non sono stati proprio cercati quei giocatori con quelle caratteristiche, perché quelle caratteristiche purtroppo o per fortuna costano, nel senso che chi ce li ha quei giocatori se li tiene o se li vende, se li cede, li cede a dei buoni soldi, insomma, ecco. E coinvolgo Gianluca Torme e Daniele De Vezze. Questa ricerca costante di leader, il Bari ha perso in estate, sono stati sottovalutati questi addii secondo me, Antenucci, Frattali, ha svuotato un po' lo spogliatoio di questi punti di riferimento. Tanti giocatori sono arrivati dopo Ferragosto, quindi quando tu devi pensare solo a fare il risultato sul campo e non hai tempo per costruire un gruppo. E giustamente, come dice Lorenzo Amoruso, non è che oggi chi dice che la squadra è stata costruita male sotto tanti aspetti lo fa per mettersi una medaglietta al petto, ma per dire guardate che certi segnali in estate e a settembre erano già visibili. No, intanto saluto Lorenzo. Io sono d'accordo quando Ciao. Dice che una essere bravo quanto ti pare, ma poi in campo ci vanno i giocatori, le partite vincono i giocatori, è una verità assoluta. Mentre poi per quanto riguarda il rimpiazzare un giocatore piuttosto che un altro, te lo ripeto, anche, ma lo ridico un'altra volta, secondo me poi quando vai a comprare un giocatore, qui c'è il direttore, insomma, o quando lo prendi, tu sei in quel momento sicuro o comunque pensi di aver rimpiazzato magari un qualunque giocatore che è andato via con un buon giocatore, altrimenti non lo andresti a prendere. Poi purtroppo c'è il campo, c'è l'annata, ci sono tante componenti che magari portano quel giocatore a non rendere come magari ha fatto in passato. Purtroppo il Bari quest'anno di questi episodi ce ne sono tanti, cioè su 10 giocatori 8 purtroppo non hanno reso per quello che magari si pensava. Sì. Sicuramente gli strascichi anche della mancata promozione, c'è stata una non programmazione da subito, quindi si è spento un po', diciamo, l'interruttore dopo quella partita, diciamo, a 120 secondi, e quindi di conseguenza non si è subito cercato, perché se tu ieri giochi col Venezia, noi sappiamo che l'anno scorso il Venezia stava lottando per retrocedere, si è salvato, ha tenuto Vanoli, ha tenuto l'intervallatura, ha inserito dei calciatori importanti, perché il Venezia, secondo me, io che seguo tutto lavorando per l'Udinese, per il Watford, quindi seguo molto il campionato esteri, molto la Serie A, la Serie B, cioè già il centrocampo del Venezia, quei tre calciatori paragonati al centrocampo che vedi. Beh, io dico Tesman cosa ci fa in Serie B? Cioè, sono calciatori che comunque buona Serie A. Hanno una qualità incredibile, le metti, diciamo, il Bari non ha il cuore di una squadra, il centrocampo. Se tu valuti il centrocampo del Venezia è di qualità superiore. Nel momento in cui fai una programmazione in ritardo con calciatori, come dice Daniele, che dovevano fare il salto di qualità, dovevano dare quella personalità al Bari e non l'hanno data, perché si puntava molto su Acampora e non è quel giocatore, si puntava su altri profili. È normale che poi cambi sempre gli allenatori, però poi cambi sempre, ma poi i giocatori vanno loro in campo. Vedo Lorenzo Amoruso che voleva intervenire, non l'abbiamo ascoltata, quindi Lorenzo, prego. No,
va bene, però le scommesse si possono fare su uno, due giocatori. Tu mi insegni, siccome sono anch'io direttore sportivo, ti dico, puoi fare su uno, due giocatori delle scommesse, non puoi fare scommesse su 8-9 giocatori. Cioè il Bari ha finito la preparazione praticamente e aveva 7 giocatori, non so quanti, pochissimi. Quindi andare all'ultimo momento, andare a prendere 10 scommesse, credo che il margine di errore, lo sai meglio di me, è altissimo. E lo sappiamo bene che il campionato di Serie B è complicato, ma soprattutto non è che chi arriva primo è quello che ha fatto tutto per bene. Quello che arriva primo che vince è quello che ha sbagliato meno. E secondo me, da questo punto di vista, c'è stato un errore assurdo da parte del Bari. Cioè, l'anno scorso il Bari ha avuto delle certezze su alcuni giocatori. Bene, nel momento in cui hai visto che certi giocatori non li vuoi tenere, non li puoi tenere, bene, devi andare perlomeno a prendere. Sono andati via 6-7 giocatori lo scorso anno, non ricordo, forse anche di più. Di quelli che sono andati via, almeno la metà, dovevano essere i giocatori comunque di una certa levatura, di un certo livello, della categoria. Se tu mi vai a sostituire 8 giocatori, di cui tanti titolari, con giocatori che sono promesse, che vengono da annate dubbie, capisci bene che vai a mettere ancora più problemi in una squadra che chiaramente è tutta rifondata. E i risultati sono questi, quindi non ci dobbiamo meravigliare poi alla fine se tanti giocatori non stanno rendendo, perché hai fatto tu in modo che purtroppo certi giocatori poi si esaltano, si migliorano, rendono di più, chiamatela come volete la cosa, solo ed esclusivamente quando magari si sentono circondati da giocatori che ti danno anche un po' di certezze. Cioè, io sinceramente trovare squadre che vengono rifondate totalmente, posso ricordare, e che ottengono risultati, ne ricordo pochissime. Una su tutte, beh, la Fiorentina di Montella, dove ci fu uno stravolgimento incredibile, giocatori tutti nuovi, però erano giocatori di un certo valore. Il centrocampo, voglio dire, di quella Fiorentina era Pizarro, come cavolo si chiama, Borca Valero e l'Aquilani, cioè nessun centrocampista di posso dire di interruttore, nessun mediano, ma tutta costruzione, però c'era tanta qualità, c'era. Quindi ti dico, va bene, io non ho problemi a dire che qualcuno non ha mantenuto. Il problema è che qua nessuno degli 8, dei 9, dei 10 che sono arrivati ha mantenuto le aspettative. Ma le aspettative su 10 o 12 giocatori, ragazzi, cioè stiamo parlando di dilettantismo, davvero, eh? In effetti, statisticamente, se prendi tanti giocatori sui quali punti, perché o si devono rilanciare o arrivano da altri campionati, hai buone possibilità che le scelte non paghino. Lorenzo, le faccio vedere due grafiche che secondo me dicono tanto anche sull'atteggiamento del Bari, perché il Bari è primo in una classifica in cui non dovrebbe essere primo ed è ultimo in una classifica in cui non fa piacere essere ultimi. Partiamo dai gol presi, perché abbiamo visto i gol presi dal 75esimo in poi, laddove si decidono ormai tante partite, lo vediamo con l'aiuto della regia, il Bari ha preso ben 14 gol, considerando anche il recupero. Qua vedi Daniele come mi sono incaponito su questi numeri. I numeri in rosso sono quelli presi dal 75esimo in poi, quelli tra parentesi sono i gol presi nel recupero da ogni singola squadra. La Samp ne ha presi 5, il Pisa e il Modena addirittura 7, sono tantissimi, però il Bari complessivamente è la squadra che nell'ultimo sesto di gara ha preso più gol di tutte, 14. Di contro, che cosa ha fatto il Bari invece nel recupero, laddove quasi tutte le squadre hanno segnato, vediamo anche l'altra grafica, 0 gol, Bari, Ascoli e Catanzaro dal 90esimo in poi, il Palermo ne ha fatti 9, il Parma ne ha fatti 8. Lorenzo, probabilmente diciamo sono bisbocce mentali le mie, mettiamola così, però secondo me qualcosa significano questi numeri sulla testa di una squadra, dicono qualcosa. Allora, guarda, le statistiche non ti fanno vincere le partite, ci mancherebbe altro, però vanno analizzate e ti possono dare degli spunti molto interessanti per quello che può essere aiutare i tuoi giocatori, il tuo allenatore stesso. Beh, da difensore ti dico, quando subisci gol per
svariate partite, come è successo nel Bari o ad altre squadre, e lo fai per tante volte, c'è un problema di cooperazione, di spirito di sacrificio, di concentrazione, perché non è più una questione tattica, è una questione motivazionale, dove i giocatori purtroppo non riescono davvero a stringere i denti, ad aiutarsi, a darsi mano. Giusto, apro e chiudo parentesi, ho visto una statistica dell'Inter in questi giorni. Beh, l'Inter è quella in Serie A, sarà un caso? No, non credo. È quella che ha concesso praticamente meno gol, appunto, negli ultimi 20 minuti di partita dall'inizio della stagione, compresa credo la Champions League, se non ricordo male. Quindi voglio dire, non è una coincidenza. Il fatto invece di non fare gol nel tempo di recupero è diversa come attitudine, ma fondamentalmente è lo stesso ragionamento. È una squadra che non ci crede mai, è una squadra che non lotta mai fino alla fine, non riesce davvero ad andare oltre determinati ostacoli, ma oltre determinati ostacoli ci vai soltanto se hai la personalità, se hai l'arroganza, arroganza positiva intendo, se hai quella strapotenza di dire no, io me la devo giocare comunque fino alla fine, c'ho quei 10 minuti, 7 minuti, 5 minuti che mi può dare l'arbitro e lì li devo provare tutte, le devo provare. È inutile che andiamo dietro tante situazioni, ragazzi, purtroppo in Italia ci sono tante situazioni che stiamo un po' perdendo. L'Italia calcistica era molto basata sulla fase difensiva, dove davvero non passava neanche una mosca da un pertugio, niente, e invece purtroppo ci siamo lasciati andare, stiamo recuperando, per carità, perché ricominciamo a vedere degli ottimi difensori giovani, però poi il trend generale è sempre più complicato e stiamo avendo problemi davanti, perché se pensiamo che anche la nazionale italiana fa fatica ad avere degli attaccanti, questo ti fa capire quanto di errori sono stati commessi. Il Bari non è purtroppo assente da questa classifica e da questa situazione, perché ripeto, non so, prosopopea, presunzione, a fine di quest'anno, insomma dello scorso anno, quando si pensava ma comunque siamo il Bari, sì, ok, poi la Serie B è un campionato a parte, giochi talmente tanto partite, gli avversari sono forti, ma soprattutto quello che sinceramente a me ha dato molto fastidio ad agosto, insomma quando c'è stata la campagna acquisti, è che tu hai visto ciò che ha fatto il Parma sul mercato, tu hai visto ciò che ha fatto il Como, che ha fatto il Palermo, cioè tu hai visto la Cremonese, chiaramente, tu Bari, questo non lo hai fatto, non posso pensare che tu ti sia soltanto fissato dal punto di vista, ah ma io ho portato 8 speranze, 8 giocatori che sono promettenti o che comunque potrebbero, cioè gli altri hanno preso certezze, gli altri non sono saliti in Serie A l'anno scorso, vedi il Parma, vedi altri, perché? Perché non avevano le certezze e le hanno prese quest'anno e sono lì. Tu Bari hai fatto un errore madornale, secondo me, pensando di, non lo so, affidarti a gente, parlo di calciatori. Sono sopravvalutati manchi, dei calciatori, cerco di riassumere tanto, Lorenzo. Tantissimo, tantissimo, tantissimo. Questo insomma l'errore chiave, un fiume in piena Lorenzo Amoruso, mi piace tanto perché ha sempre la chiarezza in ciò che dice, non è piaggeria la mia, non è un elemento semplice da trovare in un calcio sempre molto diplomatico. Lorenzo, io la ringrazio per la disponibilità, a voi. Quando vuole i microfoni di Telesveva sono apertissimi, ci fa sempre molto a voi, piacere. Buona serata, ciao a tutti, buona serata ancora. Grazie, ciao. Grazie ancora a Lorenzo Amoruso.